Gastronomia e divertimento nel segno della tradizione. A Marotta prosegue fino al 25 aprile la Sagra dei Gargoi, uno degli appuntamenti più longevi e rappresentativi della città, che quest'anno è giunto alla 74esima edizione. L'evento, organizzato dalla Proloco locale con il patrocinio del comune di Mondolfo, ha preso il via sabato 22 aprile per un lungo ponte da trascorrere tra i piaceri della tavola e il mare, con tante proposte per tutta la famiglia grazie a un ricco e variegato programma illustrato nella giornata inaugurale. Come amministrazione comunale questo è un evento a cui teniamo perché coinvolge tantissimi volontari, coinvolge tutta la comunità, dai più piccoli ai più grandi, ma è soprattutto è un evento che attende tanti visitatori che verranno qui nel nostro territorio nelle prossime 4 giornate e saranno quindi 4 bellissime giornate di grande divertimento e soprattutto di tradizione del nostro territorio, del nostro amato piatto. Nata nel 1948 ad opera di un gruppo di pescatori come apertura della stagione estiva, con il passare del tempo la Sagra è diventata tra le più grandi manifestazioni gastronomiche della regione. Tra i luoghi coinvolti, il lungomare, dove sono allestiti i mercatini, i giardini Le 11 Eroine con il ristorante dietro al mar e Piazza dell'Unificazione che ospita concerti e spettacoli. Allora, dopo il Covid, dopo l'anno scorso che abbiamo organizzato all'ultimo momento, quest'anno siamo ritornati a organizzarla in Piazza Le 11 Eroine, con oltre ai soliti gargoi anche con piatti di pasta e seppie con piselli, pasta al forno, quindi una serie di piatti innovativi per la Sagra. La festa durerà 4 giorni, quindi lunedì sera karaoke e bicio con le sulle barzallette e domenica il liscio con Giuseppito. La Sagra saranno allestite dei mercatini lungo il viale e lungo il lungomare per tutti i 4 giorni. E ci sarà anche animazione per i più piccoli. Un ringraziamento particolare va all'amministrazione che anche quest'anno ci ha aiutato dal punto di vista tecnico e organizzativo della manifestazione e soprattutto a tutti i volontari che hanno lavorato anche il giorno di Pasqua per poter preparare i gargoi e allestire questa Sagra che siamo anche della festa di Marotta, principale festa di Marotta. Tra le iniziative anche il concorso Master Gargoyle che ha visto coinvolti 9 ristoranti, ognuno impegnato a declinare questo piatto in modo originale. I partecipanti sono stati premiati nella giornata di domenica. C'è da dire sicuramente che i piatti che ci hanno presentato sono stati unici sia dal sottopunto di vista della tecnica, della preparazione, della presentazione. Veramente ci siamo stupiti dei piatti che hanno preparato e naturalmente abbiamo gustato, ci hanno fatto gustare anche il classico garagola alla marottese che è veramente una chicca ed è gustosissimo. Cosa deve avere il garagol per essere tradizionale e ottimo? Il garagol per essere tradizionale intanto bisogna che sia ben lavato, pulito, perché come sapete è un po' come le lumache di terra, quindi c'ha parecchi escrementi, capito? Quindi bisogna lavarlo diverse volte con l'acqua del mare, bisogna farlo spurgare, dopodiché va sbroccato dalla parte dietro, altrimenti non si riuscirebbe a toglierlo quando si mangia. E poi va cucinato, lessato e cucinato, e poi dopo ognuno diciamo lo presenta come vuole, però il piatto della tradizione lo vuole con le erbette, con la menta, questa cosa qui. Noi come giuria cerchiamo di valorizzare insomma il prodotto, chi ha valorizzato di più il prodotto, chi ha mantenuto la tradizione, chi ha effettuato l'effetto cromatico migliore. E chi anche diciamo gli accostamenti col cibo, col vino, no? Il garagol con l'abbinamento col vino. E insieme però ci hanno stupito perché veramente hanno fatto dei lavori egregi. E per noi il lavoro è stato faticoso nel giudicare, ma allo stesso tempo piacevole perché abbiamo degustato dei piatti veramente buoni.